Il Vangelo del giorno secondo Giovanni. Oggi è sabato 23 marzo 2024. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11, dal versetto 45 al versetto 56. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e tutta la nostra nazione». Ma uno di loro, di nome Caifa, ovvero sommo sacerdote in quell'anno, disse a tutti: «Voi non ragionate e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera». Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote, profetizzò che Gesù doveva perire per la nazione e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Gesù quindi non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei. Egli si ritirò di là nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua dei giudei e molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra di loro: «Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?» Parola del Signore. Commento al Vangelo del giorno secondo Giovanni. Questo passaggio del Vangelo del giorno secondo Giovanni ci presenta un momento cruciale nella narrazione evangelica, dove emergono tensioni e decisioni cruciali riguardanti Gesù e il suo destino. La fede e il timore si scontrano mentre molte persone, testimoniando i miracoli compiuti da Gesù, credono in lui. Tuttavia, i capi religiosi, preoccupati per il loro potere e la stabilità politica, vedono in Gesù una minaccia e decidono di pianificare la sua uccisione. La figura di Caifa, sommo sacerdote, emerge in questo contesto come una sorta di figura tragica. Pur pronunciando parole apparentemente pragmatiche riguardo alla necessità di sacrificare Gesù per il bene del popolo, viene suggerito che queste parole siano più profetiche di quanto possa capire. La decisione di uccidere Gesù si trasforma in un momento cruciale del piano divino, dove la morte di Gesù viene vista come un atto redentore, destinato non solo a salvare la nazione, ma anche a riunire tutti i figli di Dio. Questo passaggio del Vangelo di oggi secondo Giovanni ci invita a riflettere sulla complessità della fede, sulle decisioni umane influenzate dalla politica e dal potere e sul mistero della provvidenza divina che agisce anche attraverso gli eventi più oscuri. Il commento al Vangelo del giorno torna domani alle ore 18. Se questi video ti sono utili per aumentare la tua motivazione cristiana, faccelo sapere qui sotto nei commenti.